La mia famiglia colleziona da generazione etichette, libri, volumi della città di Gragnano e della sua pasta. Abbiamo un tesoro inestimabile. Io tengo il paese nel sangue, nel DNA. Quando trovo qualcosa, mi esalto. I manoscritti, quello che tengo, lo studio. Cioè il mio paese io lo studio. Pigli faldoni, quello che è, mi metto a leggere e via dicendo. Quando ero ragazzino, quando si facevano le cosiddette bottiglie di pomodoro da cuocere, io pigliavo i faldoni e li buttavo sotto al fuoco e mio nonno mi ricorda che da balcone nel cortile dove stavo io stai commettendo un omicidio, perché logicamente io non sapevo quello che ci stessero in questi faldoni. Questi sono testi di carta pecora del 1200 e già allora si parlava di mulini. Intimamente sento di essere custode della Valle dei Mulini. Sono uno dei più anziani tra i tanti volontari che stiamo rimettendo in funzione qualche mulino, ma soprattutto valorizzando i sentieri, la vegetazione, la storia della valle. Questa valle è stata, diciamo, la ricchezza per la nostra città, per la sua acqua. Una delle attività principali di Gragnano, che era quella serica, la protezione dai bachi da seta, della seta dai bachi, che fu distrutta da un'epidemia. Per cui i grandi capitali degli imprenditori gragnanesi che impiegavano nella produzione della seta si liberarono e si pensò a questa attività pastaia perché c'erano tutti i motivi per incrementarla. La fortuna è che c'è un insieme di fiumi che erano già storicamente utilizzati per produzioni manifatturiere. La carta, la seta, produzioni tessili. E gran parte di questa rete, possiamo dire, di mulini viene assorbita dal mulino per la pasta. Cioè combina al mulino il pastificio. A Gragnano i mulini non furono costruiti soltanto lungo il fiume, ma anche nell'entroterra. In questi pastifici veniva azionata la macina con una stanga di legno.
che dovevano far girare per macinare il grano. Molti si stancavano, addirittura per girare questa spranga di legno usavano la fronte. Quando si stancavano si adagiavano col sedere su questa spranga di legno e andavano via i fondelli, perciò stracciaculo, cioè che portavano le cosiddette pezze nel sedere. Lavoravano avendo nudi addosso con una pezza dei sacchi di farina intorno al pube. I lavoratori dell'arte bianca gragnanese hanno fatto sacrifici enormi, prevaricazione, vessazione, di tutto hanno subito. La pasta nel Settecento cambia natura, cessa di essere un prodotto costoso, come era quello che veniva prodotto nelle botteghe artigiane, per diventare il più grande antidoto contro la fame, di cui potevano disporre le classi povere delle città. Migliaia di napoletani mangiavano la pasta in strada. Mangiavano cioè la pasta che veniva prodotta da dei maccaronari che avevano, come dei gelatai moderni, una baracchina dove bollivano l'acqua, dentro l'acqua mettevano i maccheroni e con una cifra modicissima vendevano un piatto di pasta ai poveri della città. Una sterminata massa di plebe urbana, fatta di disoccupati, di lavoratori precari, che aveva una caratteristica che c'era solo a Napoli. Questi lavoratori non avevano casa. Quindi la gente viveva in strada e mangiava in strada. Ovviamente questa caratteristica ha un suo, possiamo dire, emblema assoluto, inventato alla metà del Seicento, di Pulcinella, il famosissimo Pulcinella che con i maccheroni in mano se li caccia dentro la bocca. Da quel momento questa maschera diventa la maschera di Napoli e diventa la maschera della pasta. E diventa anche la maschera di una condizione umana di povertà che fa trasformare questa città in una specie di mensa a cielo aperto di maccheroni. Qua non si vive più! Che c'è? Oh, non si vive più! Mamma mia! Oh! Veramente si mangia pane e veleno! Pasqua, te l'ho già detto un'altra volta, qua si mangia solo veleno! Permesso? Scusate tanto. Ma che sta facendo? Non abbiamo appetito e facciamo quattro salti. Volevo dirvi che io in questa casa non ci vengo più. Meno male! C'era una certa concorrenza in tutto il Golfo di Napoli, c'erano tantissimi paesi dove si faceva la pasta e a un certo punto Gragnano ha primeggiato. L'homme stanga portava fuori lunghi bastoni dove era messa la pasta a essiccare. A che cosa? A essiccare al vento di Gragnano, che è una brezza che viene dal mare e viene da terra. E questo miscuglio di brezze produce un prodotto straordinario.
Nel 1832 il sindaco di Gragnano fa segare le case perché non superano una certa altezza, perché sennò il vento non passa. E nel Corso Roma non era possibile essiccare la pasta. E addirittura nel 1845 si pensò di ampliare la strada principale. Fu rimpicciolito l'ingresso proveniente dal mare, per cui il vento aumentava la velocità e riusciva a raggiungere anche la fine della strada. Quindi, se vogliamo, era una specie di galleria del vento ante litteram, perché favoriva proprio questa ventilazione naturale. Alfonsina! Alfonsina! Buongiorno, professore, venga su, le offro un caffè. C'ho 73 anni e la mia vita ne ho fatte di lavoro, però quello che tengo nel cuore, nell'anima, è proprio la pasta. Conosco Alfonsina da moltissimi anni. Ho conosciuto la mamma Olga, che è stata una delle migliori fusillare di Gragnano. Ricordo che quando ero proprio piccola aspettavo mia mamma che usciva dal pastificio e a volte gli dicevo delle cose pure brutte perché ci mancava e molte volte piangevo che volevo andare dove andava lei. Voglio lavorare pure io, voglio venire pure io. Ma non puoi venire, sei piccola. No, devo venire. E molte volte lei mi portava. Questo è un ricordo che una cosa veramente che mi tocca ogni tanto. Ecco il suo caffè. A casa tutto a posto? Vostra moglie, vostra figlia? Noi sorelle facciamo quel che si può. Fanno ancora i fusilli, certamente, i famosissimi fusilli. Quelli non mancano mai. A proposito dei fusilli, stamattina guardando delle vecchie foto ho trovato una vostra poesia che avete dedicato a mamma. Mi farebbe piacere ascoltarla da lei. Adesso scendo al Vico Piscitelli per scrivere dei versi molto belli per nonna Olga e per i suoi fusilli che sembrano dei gigli d'orpistilli. Appena vedo la salute chiedo, mentre lavoro accanto a lei mi siedo. Ci vuole l'arte unita alla pazienza, è vero che ci vuole l'esperienza. E lei a me: per fare questo splendido maccherone bisogna unirci il cuore e la passione. Da madre in figlia il testimone va della bravura, pratica e bontà. Ci tramandiamo da generazione l'arte di far codesti maccherone. Rispondo: possa il Signore darti tanta gioia vivendo con saggezza senza noia. Lei si commuove, allora la saluto baciando. Baciandole la mano di Belluto. Grazie, professore. Prego. Grazie. La pasta si diffonde perché costa poco, la pasta si diffonde perché è facile da fare, la pasta si diffonde perché è buona ed è nutriente e la pasta si diffonde perché la si può condire con qualunque cosa, anche con niente, ma anche con tutto. I 13 mulini della zona vesuviana macinano ogni giorno più di 10.000 quintali di grano. 33 pastifici preparano ogni giorno circa 4.000 quintali di pasta. Ciao, a me si urla, che da mai? Pasta asciutta, mezzogiorno. E stasera, ma moglie, che te prego? Pastiti in brodo. E che specie di pasta? Linguettina. Come ha detto? Linguettina. Chi l'ha inventata la pasta? Il napoletano. Vada per la pasta, ma il pomodoro non l'avete inventato voi. Pomodoro no, ma la pomodoro si fa a Napoli, la pomodoro. Davanti ad ogni pastificio vestivano
un uomo alla Don Nicola. Lo mettevano davanti al pastificio e declamavano delle tiritere per attirare la carca. Molti proprietari di pastifici ancora più intelligenti mandavano questi Don Nicola, che si chiamavano i cantastori, che noi chiamiamo cannicciun, in napoletano cannicciun da canna, che strillavano, no? Li mandavano al porto di Sorrento, al posto di Castellammare e al porto di Dan, perché quando scendevano i forestieri loro declamavano col pacco di vermicelli in mano. Ce ne sta uno del 1880, dice: passeggero va fermata e sta pasta, ma guardate che se pasta di Gragnano e io sono solo in mano, che se voi non l'accattate siete non mi vergognate. C'è vergognato e sta per svergognato, no? Signore, è tanto che mi state cercando questa pasta, non sapete decidere che forma dolida. Eppure ci stanno poche paste qua. Ci stanno mezzano, vermicelli, bucatini, sidere, reginelli. E poi non manca ancora che state anche, aprite un poco, sidere, mezzano, maccaroncelli. Decidetevi, una buona volta. Questa pasta diventa un mito anche perché si diffonde nel mondo, insieme con i migranti italiani che nelle Americhe la impongono, non solo come cibo identitario, no? Ma la impongono come cibo di tutti. Marmellata, questa è roba d'americani. Yogurt, mostarda, latte, questa roba è magna d'americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Macarona. Mazza zuzzerina. Gli americani, oh. Macarona. Mi hai provocato e io ti distruggo adesso, macarona. Io me ne mangio. Quando facciamo la pasta ci sta sempre mia sorella Adele, che lei è la più criticona delle cose, pure perché è più vecchia. Dammi la pasta. Continuiamo. Passami la pasta. E quando fai una cosa che non va bene, così non dovevi fare, dovevi mettere più acqua, dovevi mettere meno acqua, la semola va più asciutta, più umida, si discute sempre di questo, per la perfezione della pasta. Noi abbiamo iniziato con il tuo lavoro quando sei andata a Napoli a lavorare. I miei colleghi dicevano: ah, è arrivata la Cafone, sai quanta roba bella del nuovo paese. Allora me lo dicevano una volta, ma voi veramente volete la roba? Cacciate i soldi e vi faccio vedere che vi porto. Come ci divertivamo noi d'altronde, facevamo trovare la casa a mamma tutta infarinata. Quando mamma lavorava la pasta, sai, quando si lavora si fa sempre dello scarto o qualche pezzo si rompe così, e lei faceva attenzione a conservarlo e ce lo cucinava e ce lo faceva mangiare. E quindi ci dovevamo accontentare, però quando vedevamo la pasta eravamo molto felici e contenti, e mi è rimasto quel sapore che tuttora quando lo faccio lo sento. Nel 2014 mi affacciai sulla Valle dei Mulini e quello che per tantissimo tempo è stato una ovvietà, in quella mattina diventa qualcosa di magico e vidi questo mulino abbandonato e lì mi venne l'idea di trasferire quella che è la produzione da un centro storico al posto dove la pasta ha avuto i suoi natali.
papà decide di investire noi in un'azienda grande, un'azienda già leggermente industriale, ma decide di rilevare un piccolo opificio. Gragnano, oltre ad avere ovviamente una vocazione pastaia, era fortemente conosciuto per la lavorazione dei fusilli fatti a mano, perché esistevano queste decine, centinaia di donne, le famose fusillare, che attraverso una elevatissima e specializzatissima manualità trasformavano una tagliatella in un fusillo, utilizzando unicamente un ferro da calza in acciaio. Quindi quando papà decise di iniziare questa attività fu affascinato non solo dal prodotto in sé, ma da quanto la maestria e la manovalanza di queste ragazze potessero, riuscissero a produrre. Tutta l'evoluzione novecentesca della pasta è risolvere il problema dell'essiccazione. Ci pensa un ingegnere di Torre Annunziata, si chiamava Cirillo, a inventare il primo aggeggio dove si potesse al chiuso essiccare la pasta. Allora lui che cosa pensò? Pensò di riprodurre all'interno di camere, all'interno di stanze, il fenomeno ambientale che avveniva sulla strada, dove il sole fu sostituito all'inizio con dei bracieri, poi con dei termosifoni e la ventilazione naturale delle due costiere attraverso delle ventole. La sua invenzione venne criticata, ci furono scioperi, ci furono manifestazioni di piazza contro il povero Cirillo e il suo metodo, ma poi la forza stessa dei processi determinò il fatto che il metodo Cirillo si impose almeno fino a quando negli anni 30 il metodo Braibanti, diciamo, cancellò tutte le precedenti innovazioni su quel campo. Siamo nel 1933, quando gli ingegneri Mario e Giuseppe Braibanti, figli del pastaio Braibanti di Parma, hanno l'idea di costruire una macchina che racchiuda in sé tutti i macchinari del pastificio antico. È una rivoluzione. I pastifici che si dotano delle nuove macchine avranno delle grosse chance di successo, mentre chi rimane legato alla vecchia tecnologia sarà destinato inesorabilmente a scomparire. In quegli anni, in realtà, l'inizio della crisi per molti pastifici, in particolare del sud, dipese anche dalle difficoltà del dopoguerra. Migliaia di piccole imprese nel meridione dovettero fare i conti con il blocco delle materie prime e consumatori troppo poveri per acquistare la pasta. Come scrive lo scrittore e militare americano John Horn Bars nel libro La Galleria, non capivamo o non volevamo capire che ci trovavamo in un paese povero, ridotto a zero dalla guerra. Dappertutto dove arrivavano gli americani i prezzi salivano alle stelle finché la lira non ebbe più valore e gli italiani, prosegue lo scrittore americano, non potevano pagare quei prezzi, specialmente per le cose che a loro servivano per sopravvivere. I consumi non c'erano più, l'Italia divisa, la povertà crescente. Noi non dimentichiamoci di una cosa, che nel 1944 le calorie medie per italiano erano 1700, cioè come quelle del Biafra quando negli anni 60 si scoprì la povertà dell'Africa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i pastifici del Nord, che avevano i soldi per poter mettere sul mercato maccheroni a buon prezzo e via dicendo, incominciarono a far scemare la produzione di Gragnano.
Di Ragnano vive improvvisamente un grande momento di debolezza e di crisi, perché non riuscì a seguire il passo di quella che fu la modernità industriale che in altri posti d'Italia, la Campania stessa, la Puglia, ma soprattutto i pacifici del nord, che industrializzandosi divennero più funzionali a quelle che erano le esigenze del mercato. Ed è una crisi che durerà fino alla fine degli anni 60, quando il pastificio esce dalla sua enclave napoletana e si diffonde in Italia, si diffonde in tante altre regioni dove nascono grandi pastifici moderni.